Gianluigi Gelmetti, il celebre direttore italiano che è stato direttore principale e direttore artistico della Sydney Symphony Orchestra dal 2004 al 2008, è morto a Monte Carlo all'età di 75 anni. Nato a Roma nel 1945 da padre pianista e madre poetessa, Gelmetti ha studiato presso la famosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Fu lì all'età di 16 anni che Sergiu Celibidei che vide qualcosa nel giovane Gelmetti e gli lasciò condurre una prova orchestrale. L'audizione informale deve essere andata bene, perché Celibidei che è diventato il suo insegnante poco dopo. Gelmetti ha poi debuttato con l'Orchestra Filarmonica di Berlino e dal 1989 al 1998 è stato direttore principale dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda e del Festival di Schwetzingen. Gelmetti è meglio conosciuto per il suo periodo come direttore musicale e artistico del Teatro dell'Opera di Roma, dal 2000 al 2009. Dove ha difeso opere meno conosciute e dimenticate tra cui le prime mondiali di Marie-Victoire di Torino Respighi scritte nel 1914 ma mai interpretato e Marilyn di Lorenzo Ferrero. La fiamma di Respighi, Sakuntala di Franco Alfano, e Iris di Pietro Mascagni. Dal 2012 al 2016 è stato direttore principale dell'Orchestra Philharmonic de Monte Carlo. È stato anche un appuntamento fisso al Rossini Opera Festival di Pesaro, in Italia, dove ha diretto una prima mondiale della versione inedita di Guglielmo Tell di 5 ore. Lascia una ricca eredità di registrazioni, incluse pubblicazioni su EMI, Sony, Naxos ed Decca. Non sorprende che Rossini sia molto presente, tra cui registrazioni molto apprezzate di Zelmira e Edoardo e Cristina, nonché versioni filmate di Un ballo in maschera. La forza del destino e il celebre Il barbiere di Siviglia con Juan Diego Flores e Ruggero Raimondi. Iscriviti per ulteriori aggiornamenti.